il più bel gol di questi sei qual è stato secondo te? Ma a me è piaciuto molto sia quello di Ciro di testa. Franco, dobbiamo interromperti perché c'è Lotito che sta inaugurando. Grazie Caputo, grazie mille. Linea a voi. Allora, grazie Franco, noi diamo la linea, queste sono le immagini dell'inaugurazione, e Lotito al microfono. Insomma, perché mi ricomplica la vita, non lo capisco io. Funzionava tanto bene. Diciamo che anche noi abbiamo la stessa divisa. Il motivo per cui noi siamo qua oggi, per dimostrare ancora una volta che l'impegno dell'amministrazione è stato mantenuto insieme a quello della società sportiva. Cioè, noi oggi siamo per inaugurare la sede sociale della Salerno Calcio e mi auguro che da qui a non molto tempo, però un tempo che non dipende dalla nostra volontà, riusciamo a soddisfare anche le esigenze dei nostri tifosi, che è quella di riportare la famosa storia rappresentata da due aspetti fondamentali che sono i colori e il simbolo. Io ho detto più volte che noi siamo abituati a parlare con i fatti e non con i proclami e che noi non vendiamo sogni ma solide realtà. E una di queste realtà oggi si concretizza attraverso l'inaugurazione della sede sociale, una sede che sicuramente la Salerno Calcio non ha mai avuto, di qualità, di livello, grazie all'aiuto del Comune che ci ha messo a disposizione i locali che noi abbiamo ristrutturato, perché questa partnership col Comune sta portando e consente a tutti voi di poter continuare a sognare e a seguire una passione storica che è quella dei colori della vostra squadra del cuore. Senza l'amministrazione comunale questi colori voi purtroppo ahimè li avreste dispersi. Noi siamo i muratori di questo progetto, coloro che stanno cercando di rilanciare il calcio, e vi garantiamo, noi lo rilanceremo il calcio a Salerno, lo riporteremo nel luogo che gli compete dal punto di vista non solo del posizionamento del campionato ma anche con la qualità del tipo di squadra che verrà allestita, perché siamo ambiziosi e vogliamo dare grande soddisfazione ai nostri tifosi e alla città di Salerno e all'amministrazione che ha puntato su di noi invece che su altri imprenditori, pensando che noi potessimo effettivamente riportare in auge il calcio a Salerno. È inutile che sto qui a rapportarvi e rappresentarvi la squadra che è tutta qui presente, oggi ha ottenuto un risultato importante, però tutti voi dovete sostenerla, mancano 5 partite alla fine di questo campionato, che è un campionato molto difficile, e la Salerno Calcio per poter uscire da questo inferno dantesco ha bisogno assolutamente, matematicamente, di conseguire 3 vittorie. Dopodiché ci potremmo parlare del calcio professionistico, e noi vogliamo parlare del calcio professionistico prendendo già impegni fin da oggi che allestiremo una squadra competitiva come abbiamo fatto per il campionato dilettante. Ma tutto questo passa attraverso anche il vostro appoggio, un appoggio che deve essere incondizionato ma deve essere anche fiducioso, che noi faremo tutto quello che è nelle nostre forze e nelle nostre possibilità per poter conseguire i risultati, per poter allestire una squadra competitiva e soprattutto per poter riportare la storia del calcio importante, il calcio che conta a Salerno, compreso chiaramente i simboli che lo rappresentavano in passato e che lo rappresenteranno sicuramente nel futuro. Grazie. Passo la parola al sindaco, che è il demiurgo di questo progetto e che è stato colui che sicuramente ha consentito a tutti noi oggi di essere qui. Grazie. Allora, grazie Presidente. Innanzitutto fatemi rivolgere un ringraziamento e i complimenti alla squadra che ha fatto quest'oggi una prestazione straordinaria. Grazie di cuore, ci avete fatto divertire, e fatemi rivolgere a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, un augurio di buona Pasqua e di serenità in famiglia in queste giornate. Io ringrazio ovviamente il Presidente Lotito. Sapete che veniamo da un anno che è stato maledettamente difficile. Sapete che abbiamo alle spalle un anno nel corso del quale non solo abbiamo sofferto,
ma abbiamo dovuto anche vergognarci. Io ricordo quando, di fronte a un americano che era venuto qua, che non so che cosa doveva fare, mi prendevano in giro in tutta Italia e io mi mangiavo il fegato perché mi pareva ingiusto per quello che oggi la città di Salerno in Italia, oggi quando si dice Salerno si alzano in piedi, e mi pareva difficile e brutto che quella immagine dovesse offuscare il prestigio e la dignità di tutti i salernitani. Grazie a Dio siamo usciti da quella situazione. Ovviamente siamo entrati in una fase che era estremamente difficile. Io voglio dire ai ragazzi di Salerno, guardate, scusate, vi potete mettere di lato, perché sennò non vengono straccimmi che va bene. Vi volevo dire una cosa. Voglio dire ai ragazzi dei quartieri, caro Presidente, noi abbiamo un rapporto con la Salernitana che è un rapporto di sangue, un rapporto di affetto, un rapporto... A volte tanti ragazzi dei quartieri non avevano niente, ma avevano solo questa passione, questo legame con la maglia granata, con la Salernitana. Questa è una cosa straordinaria che noi dobbiamo recuperare. Voglio dire ai ragazzi di Salerno, guardate, non era scontato che noi arrivassimo a questo punto, perché siamo in una città complicata dove tutto sembra normale, scontato, facile, ma quando mai? Noi potevamo stare 10 anni in questa serie, come è capitato ad altre società, ci hanno messo 10 anni per uscire fuori. Noi con grande pazienza abbiamo fatto alcune cose straordinarie che io voglio rivendicare. Primo, il sindaco poteva fare la scelta di chi voleva lui per la società. Abbiamo fatto le persone corrette, abbiamo fatto un bando di evidenza pubblica per vedere chi era interessato ad investire a Salerno. È stato un atto di coraggio e di trasparenza. Poi, prima di prendere la decisione, io ho avuto rispetto per la tifoseria. Ricorderanno alcuni di voi che abbiamo convocato nel Salone dei Marmi un'assemblea con tutti i tifosi, ai quali ho detto alla luce del sole, guardate, sono arrivate 7 offerte, queste sono le offerte, secondo voi qual è la società più forte? Abbiamo scelto insieme con i tifosi che la società più forte, quella che ci dava più garanzie, era quella rappresentata da Lotito e Mezzaroma per l'esperienza sportiva e per la forza economica. Credo che anche questo è stato un fatto di civiltà. Abbiamo deciso in un quadro di trasparenza, senza trastole, senza imbrogli, alla luce del sole e parlando, guardando negli occhi i nostri tifosi. Bene, oggi noi abbiamo alle spalle una delle società più importanti d'Italia. Allora io voglio dire al Presidente Lotito di avere pazienza e di avere fiducia. Noi avremo pazienza. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che i progetti sportivi inventati sono destinati a fallire. Se vogliamo fare grandi cose, come nella vita, quelli che si arricchiscono in 24 ore poi vanno a finire in galera. Quelli che creano il benessere sono quelli che buttano il sangue dalla mattina alla sera per una vita intera. Allora noi, se vogliamo fare un progetto serio, dobbiamo programmare, non prenderci in giro, magari prendere 2 giocatori invecchiati, pensionati, il grande nome. No, noi dobbiamo fare una programmazione importante, quindi noi avremo pazienza e avremo fiducia. Ovviamente. Oh, e poi ci aspettiamo che... Perché... Allora, noi abbiamo fatto questa scelta, abbiamo deciso di fare insieme, investendo a metà e metà la società e il Comune di Salerno. È stato un altro modo per dare una mano alla squadra sul campo Volpe, per consentire i tragli allenamenti. Entro l'estate noi completeremo i lavori, avremo una bellissima struttura. Abbiamo dato alla società i locali dentro lo stadio per dare una mano alla società, però è evidente che noi ci aspettiamo 2 cose, di poter giocare quanto prima. Io non voglio fare pressioni, so che ci sono i magistrati, tutto quello che volete, noi seguiremo con grande pazienza, ma noi vogliamo giocare con la maglia granata e con la Salernitana e con il Bocano. Allora, e stiamo aspettando questo. Secondo, poi ci aspettiamo un'altra cosa, voi siete uomini di sport, io ovviamente ci posso mettere solo la passione, l'amore per Salerno, per i colori di Salerno, ma
non è mia competenza, non sono in grado di farlo, non è il mio mestiere, io faccio un altro mestiere, ma voi siete uomini di sport e di calcio, voi avete le competenze, avete le risorse e l'esperienza per fare un grande progetto sportivo. Allora, molto semplicemente, Salerno oggi è diventata una cosa che è rispettata nel mondo. Salerno è oggi la città più dinamica d'Italia, più dinamica d'Italia. Quello che si sta facendo qui non si fa in nessuna parte d'Italia. Noi entro quest'anno inaugureremo delle opere che diventeranno un attrattore turistico di valore mondiale. Allora, questa è una realtà che merita e può sostenere un progetto sportivo ambizioso. Io non dico a Lazio, ma guardo ad altre realtà, Chievo, che è mezza Verona, l'Udinese. Udine è una città un po' più ricca di Salerno, sono città del nord, ma è una città delle nostre dimensioni. Noi siamo arrivati ad avere 30.000 abbonati, ad avere questo stadio che era una polveriera di entusiasmo, di calore. Quando veniva qua avevano i brividi addosso. Allora, e finisco, noi ci aspettiamo da voi cose ambiziose. Come ho detto per i miei concittadini, noi non dobbiamo avere limiti. Salerno non è Roma, non è Milano, non è Napoli, non è Berlino, non è Parigi, però per le cose che dipendono da noi, noi possiamo essere i primi d'Italia, lo abbiamo dimostrato con la differenziata, nessuno ci credeva, siamo diventati i primi d'Italia perché quello dipendeva da noi. Per le grandi opere architetture stiamo facendo qui davanti un porto turistico che sarà una meraviglia, 1.000 posti barca, 4 non c'è in Italia. Allora, per quello che dipende solo dalla nostra capacità di sacrificio, dall'organizzazione, dalla tenacia, dalla correttezza, dalla capacità di fare il lavoro senza rubare e prendere in giro nessuno, noi possiamo essere ai vertici in Italia, come per la città, così per lo sport. Allora, presidente e presidenti, non ci impedite di sognare. Lo so che dobbiamo fare un passo alla volta. Abbiamo fatto un piccolo passo quando la Salernitana è stata inserita nel girone dell'Italia centrale. È stata una bella cosa. Si è preso collera qualcuno. Adesso dobbiamo cercare, ovviamente non è scontato, però, presidente, le vie del Signore sono infinite. Le vie del Signore, se riusciamo a fare il doppio salto, arriviamo direttamente nella C1, risparmiamo un altro anno. Poi se torniamo nella C1, allora la cosa comincia. E a quel punto bisogna fare un programma per arrivare nel giro di 2-3 anni dove dobbiamo arrivare. E non lo diciamo nemmeno. Allora, questo deve essere il nostro programma: correttezza, passione sportiva, chiarezza di responsabilità. C'è la tifoseria davanti. Io penso che la tifoseria, io mi metto in mezzo ai tifosi, noi dobbiamo fare il tifo e dare la passione. Voi dovete fare gli investimenti del progetto sportivo. Distinzione di responsabilità, perché quando si impapocchiano le cose non funzionano. Però vi chiediamo di metterci l'anima per dare a Salerno la gioia di poter entrare nell'ambito di quelle 10 squadre d'Italia che possono giocarsi risultati sportivi importanti. Un'ultima raccomandazione, qui parlo ai ragazzi dei quartieri. Noi dobbiamo essere in Italia un modello anche di civiltà e di passione sportiva. Non ci dimentichiamo mai. Io non me lo dimentico, perché non mi dimenticherò mai quella notte quando mi hanno chiamato la mattina, era di notte, perché c'era un treno che stava bruciando sotto una galleria. Fra le cose sacre che toccano la nostra storia c'è anche il ricordo di 4 ragazzi che sono morti per amore della squadra. Noi li ricorderemo sempre, così come ricorderemo altre immagini ed altri volti che hanno passato la vita qui. C'era un altro amante della squadra e un altro salernitano che porto nel cuore, come lo portate voi, era il siberiano, e lo ricordiamo anche quello. Allora, per dire che quando parliamo di queste cose
parliamo di cose che veramente ci toccano l'anima e ci toccano nei sentimenti profondi. Noi saremo una città e una tifoseria di grande calore, di grande sportività e di grande correttezza. Abbiamo imparato sulla nostra pelle a mantenere la calma, la freddezza, perché a volte per qualche gesto inconsulto abbiamo pagato dei prezzi amarissimi, amarissimi. Vedete questa doppia recinzione, ci è costato quasi 3 miliardi di vecchie lire perché ci avevano precluso il campionato, ci avevano detto se entro un mese e mezzo non fate la doppia recinzione il campionato non si fa. Mi ricordo che abbiamo fatto una corsa, quasi un mese e mezzo, caso unico in Italia, abbiamo investito come comune e in altre città d'Italia hanno investito le società, ci abbiamo rimesso quasi 3 miliardi di vecchie lire per fare la doppia recinzione e poter giocare il campionato. Allora ci sono tanti sentimenti che ci attraversano quando parliamo della Salernitana. Ci permettiamo di proporre a voi due, che ci avete fatto l'onore anche di venire alla nostra città e di impegnarvi in questa avventura, ci permettiamo di chiedervi le due cose: di ritornare quanto prima a vedere i nostri giocatori con la maglia granata e di fare un progetto sportivo che ci possa fare sognare, perché Salerno e i ragazzi dei quartieri se lo meritano oggi. Grazie, auguri ancora. Normalmente parla alla fine, chiude la persona più importante, siccome ci ha posto degli impegni, no, era riferito al sindaco, quindi non avrei dovuto, ci ha posto degli impegni, noi siamo qui per dire che faremo il possibile e l'impossibile, per, come dire, per i miracoli ci stiamo attrezzando anche per quelli, però è un impegno che noi prendiamo solennemente davanti alla città, davanti all'amministrazione, che metteremo tutte in campo tutte le nostre energie e le nostre capacità, oltre che risorse finanziarie, per far sì che la squadra il prima possibile riassurga quel ruolo che gli compete nel calcio che conta. Però faccio io adesso un appello ai tifosi: dovete essere presenti, gli assenti hanno sempre torto, il disertare lo stadio significa non essere legati realmente agli interessi del club. L'unione fa la forza, nel rispetto delle regole, come giustamente diceva il sindaco, noi abbiamo riportato gli equilibri, le regole, ne testimoniano qui le forze dell'ordine, noi vogliamo fare le cose in modo regolare, nel rispetto delle leggi, vogliamo che i tifosi, che io ho difeso in alcune situazioni, perché gli era stato impedito addirittura le trasferte, si comporti in modo civile, ma che vengano rispettati, perché questa è una grande tifoseria, una piazza importante, una piazza che proprio che rappresenta, come diceva il sindaco, una città di cultura, di civiltà, che è conosciuta, ve lo dico senza, lo diceva il sindaco, sembrava che fosse un fatto di parte, ve lo dico io che sono cittadino romano e che dicevo proprio al sindaco quando stavo vedendo la partita, voi rappresentate un fiore all'occhiello per tutta una serie di iniziative che l'amministrazione ha preso e che ha dimostrato di poter fare contrariamente a quello che hanno fatto le altre amministrazioni, in termini di qualità di intervento, in termini di servizio al cittadino, in termini di credibilità dell'azione della sana amministrazione da parte del sindaco e della sua giunta. Ecco, noi rappresentiamo sul campo sportivo la stessa iniziativa, lo stesso atteggiamento e lo stesso comportamento. E quindi noi chiediamo a tutti voi di starci vicino, in modo corretto, sostenendo la squadra, essendo presenti, perché questo dà a noi la forza di poter combattere e difenderci da un sistema che sicuramente tutti conosciamo, non è foriero di atteggiamenti volti a favorirci, ma tutt'altro. Allora noi vogliamo far sì che Salerno riapproda al calcio che conta con l'aiuto di tutti, con la nostra iniziativa, con il supporto dell'amministrazione, ma soprattutto con la vostra presenza allo stadio. Grazie.